Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale, sono Jacopo Billi, sono qua con Giulio De Cosmo. Ciao amici, è la mia prima esperienza qua su YouTube, devo prendere un po' le misure. Oggi siamo finalmente ufficialmente compagni di squadra e siamo a casa di Joel in Liguria, San Bartolomeo, per il primo ritiro stagionale, dove ci stiamo preparando all'inizio delle gare che saprete inizieranno a febbraio. Prima di partire con questo video, anche se avete già visto il porridge di Joele, che è una bella chicca, ho fatto un bel porridge, adesso ci facciamo dire con cosa dentro. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e andate a seguirmi, come vi chiedo sempre, su tutti i miei social per non perdervi nessun contenuto e neanche quello che mostro su Instagram, che è spesso diverso da quello che faccio vedere qua su YouTube. Abbiamo iniziato con una bella colazione per in preparazione di una giornata di 3 orette, diciamo, di lavori abbastanza intensi, quindi cerchiamo di mangiare bene per avere un po' di energia durante l'uscita. E abbiamo optato per un porridge stamattina, è una delle nostre opzioni di colazione, quindi siamo partiti con più o meno 80 grammi di avena a testa, di base acqua e un pochino di latte per rendere un po' più cremoso, un po' più anche buono. E come topping abbiamo inserito una banana un kiwi in due e un pochino di mirtilli, quindi alla fine si dice che più o meno ci vuole un frutto grande o due piccoli, noi più o meno siamo stati lì. E poi un po' di frutta secca per la parte un po' grassa, grassi buoni e proteica. Quindi questo è un po' il tutto, un po' di miele per renderlo un pochino più gradevole e via, ce lo siamo mangiati. Allora, come state? Bene, siamo in Liguria qua ad allenarci a casa di Gio. A proposito, sei dentro un video che tratta proprio di questo argomento. Ho promesso inizio video che ti avrei sentito per appunto chiederti alcune info o comunque aggiornarti su come stava andando. Ovviamente per fare tutto questo abbiamo usato una bilancia, importante, non da usare sempre, una volta che noi siamo in due quindi non sappiamo bene le proporzioni, però una volta che sei a casa te lo fai più mattine di fila, poi impari un pochino anche a dosarti e non serve senza guardare. Cosa. Esatto, adesso passiamo alla parte invece interessante, che è un po' anche il focus di questo video, anche se vi faremo vedere cosa faremo da questa mattina a stasera, che è la preparazione delle borracce e del cibo da portarsi in bici. Sempre facile andare in crisi durante gli allenamenti. Tra l'altro Joel è preparatore, quindi adesso mi correggerà se dico minchiate, ma tra l'altro sentiremo anche Emanuele più tardi a proposito di questa preparazione, diciamo, alle borracce. È diventato sempre più importante comunque mangiare in bici o comunque assumere carboidrati e non solo durante l'allenamento, e quindi io personalmente mi sto un po' allenando sotto questo aspetto, cercando di evitare di andare in giro in bici senza le giuste energie, e soprattutto vorrei arrivare a correre comunque assumendo un tot di grammi di carboidrato all'ora, non esagerato, magari non 100-120 come fanno alcuni, però neanche a viaggiare a 40 grammi di carbo all'ora. Quindi mi sto un pochino abituando e lo facciamo preparando appunto le borracce. Anche perché appunto uno magari a livello teorico pensa di poter, ah ok, inizio, parto, faccio, mangio 60, 80, 100, ma poi in realtà bisogna proprio un po' allenarsi a poterlo fare per evitare di avere problemi intestinali o altro. Quindi noi iniziamo a gennaio per arrivare a luglio belli, belli pronti e alimentarci bene. Allora, abbiamo qua la nostra bella borraccia Scott, quindi bilancia. Abbiamo fatto la tara, mettiamo un po' di acqua, la rifacciamo. Ovviamente non stiamo a pesare l'acqua, la borraccia questa è da 700 circa, la riempiamo tutta. E prendiamo come prima cosa le maltodestrine. Queste qua sono maltodestrine Hawaii. Mettiamo 3 misurini di maltodestrine, farei forse anche 4 perché tanto... Sono 40, ma è 45, sì. Quindi mettiamo, voilà, 45 grammi di maltodestrine in borraccia. Poi aggiungiamo un po' di fruttosio che sto sperimentando, questo l'ho trovato al supermercato tranquillamente. Questo di solito ne metto un 10-15 grammi, da arrivare proprio ad avere la borraccia sui 60. Voilà, 58. Ok, va bene. Mi dà fastidio. Attenzione, pignolo. Che cavolo. 60. Ok, quindi 60 grammi di carbo tra fruttosio e maltodestrine sbilanciate più verso le maltodestrine in borraccia. Dopodiché agitiamo bene, sennò si formano i grumi. Prima shakerata. Esatto. Faremo una borraccia uguale anche per Joe in base alle sue esigenze, se vuole stare più basso o più alto, se la gestisce lui anche con i prodotti che preferisce. Può essere anche Vitargo, possono essere, cioè non è solamente maltodestrine. Sì, dipende un po' dai tempi di assimilazione, da quello che uno vuole...
esatto, a quello che uno vuole ottenere dalla bomba in borraccia. Esatto. E soprattutto io queste cose le sto facendo perché Emanuele mi ha spiegato cosa fare, come fare. Quindi mi raccomando, andate sempre da un esperto del settore, comunque un nutrizionista in questo caso. Non fate il fai da te. Sì, e mettiamo il sale, giusto? Mi stavo dimenticando il pizzico di sale. Questo è un tocco di Ema. Chiaramente vanno bene anche i sali classici che trovate in qualsiasi marca di integratori. Però il sale da cucina, mi dice Ema, ti salva sempre. Vai, pizzico. Va benissimo. Voilà. Quindi la borraccia è pronta. Ora appunto ne prepariamo. Quante ne servono? Può essere una, due, in base a quanti porta borraccia avete. Noi personalmente giriamo, mi sa, con una borraccia, oppure con due, ora vediamo. E se girate con una borraccia potete fare una cosa utile, che è dei sacchettini. Esattamente questi qui, possono essere di vario tipo. Io ho preso questi, sono in teoria dei portatelefono, però tanto è polvere, quindi non è che... Poi non sono schizzinoso, insomma, dopo che mangio il fango. Comunque erano puliti, nuovi. E questo l'ho usato ieri e lo riutilizzo per non sprecare la plastica. Basta, adesso riempiamo il sacchettino esattamente come avevo riempito la borraccia. Quindi facciamo quattro misurini leggermente, cioè non pieni, non pienissimi di malto, che abbiamo capito che sono 45 grammi di malto, fruttosio 10-15 grammi e un pizzico di sale. Agitiamo bene e poi dopo vi facciamo vedere in bici quando sarà ora, dopo circa un'ora e un quarto, perché l'obiettivo è bere una borraccia del genere in un'ora e un quarto, ricaricare l'acqua e buttare dentro la bustina per andare avanti la seconda ora. Vediamo che sensazioni ci dà questo programma e vediamo se riusciamo poi a aumentare ancora nei prossimi giorni, ma farò un video specifico anche su questo. Vediamo se riusciamo a aumentare nei prossimi giorni, diciamo, il quantitativo di carboidrati senza stare male e senza avere nessun tipo di problemi anche ad alta intensità, quindi anche con allenamenti belli, belli cattivi. Boh, intanto la bustina è pronta, voilà, sembra un po' brutta come cosa, però... Busta di polvere bianca. Esatto. Però al limite, se ci vedono dopo alla fontana magari qualcuno può sospettare. Esatto. Però vabbè, la mettiamo in borraccia, non la sniffiamo. Esatto, quindi cioè, a primo impatto può fare un po' impressione, però il ciclismo è scienza d'altronde ormai, quindi bisogna adeguarsi. Parlando invece, ragazzi, di cosa andiamo a fare oggi, avete visto che abbiamo caricato per bene le borracce e in più ci siamo preparati due paninetti, piccoli paninetti a testa col metodo Billy, con marmellata. Ma il paninetto, quello lì, il classico paninetto tipo i video di Billy con la marmellata. Esatto. Solo marmellata dentro. Metà con un po'. Tu intendi tipo i nuvolate? Esatto. Sì, esatto. Metà, okay, di quello con un po' di marmellata. Quanto vale? Secondo me vale poco. Cioè, quanti grammi? Secondo vale te vale poco. Caso dei nuvolate ce lo leggiamo un attimo. Vai. Dai. Allora, praticamente, qua ce lo dice, ci dice che un panino effettivamente sta proprio su 50 grammi, come dicevamo prima. Se ne usi mezzo ti porti dietro 14 grammi di carboidrati, senza marmellata. Quindi sei a 20. Poi ci devi mettere la marmellata, più o meno, dietro 10-15 sì, grammi di carboidrati, in base a quanto carichi, sì, 20, il cucchiaino. 20, e quindi alla fine sì, hai un 30 grammi. Ah, sì, dai 20 ai 30 grammi, diciamo. 30... Ok. Sì. Certo, non è un panino super energetico. Vabbè. Cioè, quello che sento io, se quel mezzo paninetto con la marmellata, secondo me, a livello di feeling, di quello che senti dopo che lo mangi, rispetto a un gel che, per dire, di carboidrati ne abbia 26, una roba così. Gli isotonici ne hanno 22, quindi in realtà... Cioè, se ci pensi, il gel isotonico ne ha... Quasi paragonabile. Sì, relativamente meno del mezzo paninetto, secondo me, a livello energetico è molto di più, come feeling. Sarebbe biodisponibilità, cioè più che tutto, esatto, che la biodisponibilità, ovvero quanto di quello che mangio riesco poi ad assorbire e più magari la velocità con cui lo assorbo. Quasi quasi come entra nell'intestino, poi viene assorbito. Mentre il paninetto è molto più elaborato, il gel è più veloce. È chiaro che in allenamento, anche per questioni di costi, comodità, piacere, il paninetto ci sta, però se cerchi velocità, il gel. Due fichi secchi che utilizzeremo penso nel finale dell'allenamento e poi la bustina appunto di ricarica di carbo, anche se quella lì forse è superfluo perché andiamo via con due borracce, una da 70 grammi e l'altra da 60, quindi dovremmo essere più o meno coperti per 3 ore. E forse la terza bustina la utilizzerò domani in allenamento, sicuramente comunque non andrà buttata. Oggi andremo a fare dei lavori, diciamo, leggermente sotto soglia, quindi sweet spot, circa 300-320 watt, quindi un'intensità non difficilissima da tenere, però comunque impegnativa. Lavoreremo in modo, tra virgolette, polarizzato, nel senso che andremo a fare dei lavori appunto a 300 watt, ma sparsi in giro per l'allenamento, quindi non ho da fare, diciamo, più salite particolari,
tutto quel wattaggio lì, ma posso semplicemente portare a casa 3 ore con tot minuti, in questo caso 50 totali, a quel wattaggio, a quell'intensità. Quindi un allenamento che mi piace, perché me lo posso gestire io, posso spingere quando voglio, recuperare quando preferisco. Non male in vista di domani, che avremo una bella distanza. Però adesso ci cambiamo, ci vediamo direttamente in bici per andare a qualche sentiero. Non porterò la pettorina, non porterò la GoPro, perché voglio stare concentrato sull'allenamento, ma vi faccio vedere qualche clip sicuramente durante il giro per aggiornarvi sulle sensazioni a livello fisico in base a quello che ci siamo preparati da mangiare. Beh, abbiamo fatto un primo lavoretto di 15 minuti, come vi dicevo prima, sweet spot, quindi un po' sotto soglia, un po' sopra il medio, poi l'ho detta molto in modo generale, ma questo è un vantaggio, diciamo, intermedio. Bagnomaria. A Bagnomaria, catena in tiro. Siamo circa un po' più di metà della borraccia da 800, sì, da 800, quindi siamo quasi a mezzo litro in un'ora, cioè direi precisi, ora gli do due sorsi e siamo in linea. Ho appena mangiato un paninetto, quindi se facciamo due calcoli sono 35 la borraccia, metà dei 70, paninetto circa 20, quindi più o meno siamo a 55 in questa prima ora. Direi che va bene, adesso continuo a bere, vediamo di rimanere su questo target anche la seconda ora, magari incrementiamo anche un po'. Giornata super, veramente fantastico, guarda il mare, si sta da Dio, pantalone corto. Adesso andiamo a fare un po' di discesa che purtroppo voi non vedrete, ma ve lo farò vedere tranquilli in un altro video dedicato qua alla Liguria, quindi non vi perderete niente. Ci vediamo più tardi con un altro aggiornamento. Un'altra domanda: noi abbiamo provato appunto questo tipo di settaggio, diciamo, quindi principalmente ci focalizzavamo sul bere e assumere carboidrati bevendo, quindi con le malto, il fruttosio eccetera in borraccia. La sensazione che abbiamo avuto un po' entrambi è stata: con quello che bevevamo potevamo, a livello energetico era abbastanza, noi sentivamo comunque l'esigenza di assumere qualcosa di solido, tipo un paninetto, una barretta o qualcosa così, per avere quel senso tra virgolette di sazietà che ti dà mangiare qualcosa. Quindi ha senso sempre associare un qualcosa di solido oppure uno dice ok, ho comunque lo stesso beneficio anche solo bevendo, puoi anche solo bere. Ma allora lì dipende da tante cose. Prima è magari quanto è stato lungo l'allenamento, nel caso della gara quanto è lunga la gara, quanto ho mangiato prima. Mettiamo in conto che se io mangio roba solida, chiaramente mi aiuta col senso di sazietà, perché mi sazia di più, anche l'assorbimento è un pochino più dilatato nel tempo, quindi magari quello che mangio ora lo inizio ad avere in circolo tra un po' di tempo, mentre col gel arrivo un po' più in fretta. Il vantaggio e lo svantaggio è appunto il senso di sazietà e poi quanto uno è veloce a digerire, dipende tanto da questo. Solitamente per la gara, una gara da 2 ore, 2 ore e mezza, sarebbe meglio mangiare molto bene prima, in modo da non avere questa sensazione di fame durante e riuscire ad andare solo a maltodestrine, fruttosio e gel, per una questione di praticità, perché poi gara corta, ritmo di solito un po' più alto. Se invece si tratta di gare lunghe, magari le marathon, magari lì un po' di solito ci sta, perché quando inizia a superare le 4 ore la fame potrebbe venire. C'è anche da dire che in questo momento qua, in questa settimana qua, noi siamo comunque in ritiro, quindi in una fase un po' di ipocalorico, cioè un periodo un po' ipocalorico, nel senso che stiamo facendo un po' attenzione a quello che mangiamo, e di conseguenza magari anche per quello che una volta usciti in bici, nonostante una buona colazione, comunque uno si senta un pelo in necessità di assumere qualcosa di solido. Sicuramente in gara uno con il carico di carboidrati che fa prima non sente l'esigenza. Ok, Gio mangia i fichi, quelli che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo preso dei fichi sul consiglio di Joele al supermercato e li abbiamo portati in bici e li abbiamo usati, diciamo, come integrazione oltre ai classici paninetti. Di quelli secchi, sai? Li abbiamo mangiati tendenzialmente alla fine, dopo i paninetti, quindi come ultimo jolly a 3/4 d'ora, 40 minuti dalla fine dell'allenamento circa. Può essere una buona strategia? Consigli di utilizzarli prima o consigli di non utilizzarli proprio? Allora, se uno si trova bene, la frutta secca zuccherina, però tipo i fichi secchi, i datteri, ma
qualunque pasta, tutta questa roba qui. È molto interessante perché alla fine non è niente di diverso da quello che uno assume magari mangiando i paninetti o i gel, ci sono zuccheri. Quindi va benissimo prenderli anche in allenamento. Magari qualcuno può essere un pochino infastidito o perché sono comunque molto dolci e quindi a livello di gusto, o a qualcuno magari danno un po' di noia a livello gastrointestinale, nel senso che se magari faccio l'allenamento, faccio un esempio, apro unghie secche, un po' magari ho un pochino di gorgia, ti caghi addosso. Esatto. Anche occhio magari alla scelta del frutto secco, che poi dipende la tolleranza sempre dalla persona. I fichi e i datteri tanti li usano e si trovano bene, quindi perché no? E tra l'altro anche in ottica di costo rispetto a un gel costa meno. Ma è come tipo di zucchero, è molto veloce come assimilazione. Alla fine, perché mi era capitato di prenderli magari a metà allenamento, mi hanno fatto un bel picco glicemico e dopo invece però mi sentivo quasi più in crisi di prima dopo mezz'oretta. Beh, tendenzialmente sì, perché è vero che è frutta secca e quindi ci avrà la fibra della frutta, però comunque sono una bomba di zuccheri e quindi sì, tendenzialmente li assimili molto velocemente. Quel discorso del picco glicemico e poi calo, effettivamente è una cosa che può capitare, ma non è dovuta alla famosa ipoglicemia reattiva, è proprio dovuta al fatto che io quella roba la finisco in fretta, perché la brucio, e quindi per non avere quel calo dovrei continuare a mangiarle. Quindi il fatto di non averle mangiate abbastanza, cioè non è colpa di quell'alimento in sé, è colpa del fatto che ne ho mangiato poco. Siamo arrivati a 2 ore, quanto abbiamo? 2 ore e un quarto di allenamento. Quindi 2 ore e un quarto significa che abbiamo quasi finito anche i lavori. Siamo sciroppati un'altra salita di 15 minuti, 316 watt io e lui intorno a quella cifra. E adesso ci facciamo altri sentieri che conosce Joe verso il mare. Impicchiata, ultima salita di 15 minuti di nuovo, oppure 10-5, ora vediamo. E poi abbiamo finito per oggi, quindi un allenamento comunque che alla fine si sente nelle gambe. Già adesso 2 ore e un quarto, sai, Bella proprio croccante. Riposato. No, però ci sta anche in vista di quello che abbiamo scelto come integrazione. Esatto. Se fossimo andati tranquilli, certo, avremmo mangiato sicuramente meno, avremmo messo meno roba in borraccia. Invece oggi gamba in tiro sempre, quindi abbiamo preferito buttare dentro parecchi carbo. E devo dire che questi fichi qua, esatto, eccezionali comunque. Buonissimi. Buoni. Li consiglio. Bene. Questi li mangiamo nel finale dell'allenamento. Poi sentiamo ma se abbiamo fatto una cazzata. Ma in teoria sono zuccheri, quindi zuccheri adesso semplici. Esatto, zuccheri semplici, quindi va bene buttarli anche quando ormai manca 3/4 d'ora alla fine. Ci entrano giusto tra 10 minuti, 1/4 d'ora, arriviamo perfetti. Benzina per l'ultima salita. E via. Poi siamo tornati a casa, abbiamo lavato le bici al volo, alla fine sono uscite 3 ore e un quarto, 3:20 circa di giro. Adesso recupero, ci mangiamo un bel piattone di riso, abbiamo cucinato ieri sera questa bella mega porzione di riso che useremo nei prossimi giorni, un po' come faccio a casa per evitare di metterci a cucinare quando rientriamo. Ci abbiamo messo dentro una scatoletta di tonno, un po' di grana, ho messo il grana anche se magari col tonno non è il massimo, ma vabbè. Ci va. Anche Joe dice che ci va. E basta, poi abbiamo delle verdure, anche queste cucinate ieri sera. Andiamo molto easy, diciamo, per recuperare. E calare. Ciclismo è scienza, ma bisogna essere magri. Non ascoltate, non è vero. Non sempre. Mangiamo, poi più tardi vediamo se riusciamo ad andare magari lungomare a fare 2 riprese, 2 video. Oppure io monto un po' di video, Joe fa un po' di preparazioni, controlla un po' i suoi atleti e via dicendo. Ci aggiorniamo più tardi. Bene, giornata quasi finita. Non potevamo perderci un tipico tramonto ligure con annesse dronate sulla spiaggia di San Bartolomeo. Adesso andiamo dritti a casa, ci riposiamo un po', mi sa che tra un po' sarà ora della merendina e poi un po' di stretching, cena e via nanna, domani si riparte. Allora ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video con un bel calice di vino, bel bicchierino di vino. Era al mare, il calice non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. E domani partiamo con una bella distanzina, allora come da programma. Abbiamo finito di mangiare, purtroppo non sono riuscito ad arrivare in tempo a farvi vedere il cibo, ma spazzolato tutto. In vista del carico di domani, comunque avremo 4-5 ore di mountain, abbiamo mangiato un po' di pasta al pesto, visto che siamo in Liguria. Poi pollo al curry e insalata mista. Esatto. E basta. Dai, da questo video è tutto, spero che sia stato interessante, soprattutto fatemi sapere nei commenti se anche voi avete adottato qualche tattica, strategia,
per, diciamo, allenarvi a introdurre carbo ogni ora, cosa mettete in borraccia, cosa vi piace mangiare, via dicendo. Approfondirò questo argomento molto più nello specifico nelle prossime settimane, ci farò un video dedicato. Questo era solo un piccolo assaggio, un'introduzione, vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prossimamente qua sul canale. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!